Io sono Turi Giovanna, anche essendo il mio saluto al sindaco, all'associazione Proprio Morata che ha organizzato questo incontro, e ringrazio anche la professoressa Scolito che gentilmente ha accettato di essere presente anche lei. E, essenzialmente penso che, come diceva Stefano, il proposito di essere qua è farvi capire che non siete dimenticati, che Camerata, non solo Camerata vecchia, ma Camerata nuova, ha destato e continua a destare un grande interesse, soprattutto in ambito universitario. Penso che quelli che sono qui presenti già conoscono il lavoro di Paolo Rosati, ed essenzialmente, essendo io, avendo frequentato la facoltà di architettura, mi è stato un approccio un po' diverso. Per cui vi farò vedere appunto alcune immagini di quello che è stata la tesi di laurea. Vabbè, qui abbiamo ovviamente un inquadramento territoriale cui non è necessario, su cui non è necessario estendersi molto, però il progetto, appunto, il titolo, come avete visto, è progetto di restauro sulle rovine di Camerata Vecchia. Per cui io mi sono specializzata in restauro architettonico, sono venuta a conoscenza di questo sito grazie alla professoressa Stasolla, che era la relatrice a sua volta di Paolo Rosati, e per una passione mia particolare sulle rovine. E sarà anche qui la nostra ospite, insomma, anche lei è venuta qui a illustrare questa cosa. Buona sapersi, quindi allora abbiamo la possibilità di avere anche maggiori scambi. E c'è stata la necessità quindi di realizzare quello che è un inquadramento di quali sono gli elementi architettonici principali del borgo. Forse voi che siete qui di Camerata avete la possibilità di vederlo tutti i giorni, forse per voi è diventata addirittura un'abitudine, però per chi viene per la prima volta a Camerata è realmente una scoperta, cioè forse voi non vi rendete conto che è un vero e proprio tesoro. Da un punto di vista sia personale, perché è bello e emozionante camminare in mezzo alle rovine, però in particolare queste strutture parlano realmente di una testimonianza storica, cioè di qual era il metodo costruttivo, quali erano gli stili forse anche di vita di persone che ora non esistono più, che però forse erano i vostri nonni, i vostri bisnonni, e che davvero rappresentano un tassello di storia importante. C'è stata appunto questa possibilità di realizzare questa immagine che vediamo qui in basso, e identificare quindi da lontano esattamente la posizione sia della chiesa sia delle strutture principali appunto di cui parlavamo prima. Paolo Rosati aveva fatto già un lavoro molto dettagliato ed esteso per quanto riguarda la ricerca storica, che però si è limitata in particolare al periodo medievale. Per questioni anche logistiche io ho dovuto interessarmi solamente di un piccolo numero di edifici che teoricamente dovevano appartenere al periodo post-rinascimentale. Pertanto era per me necessario reperire informazioni successive appunto al periodo medievale, e per quanto riguarda appunto la cartografia, quelle che vedete sono immagini tratte dalla raccolta delle carte del Lazio di Fruttaz. Sono numerose carte appunto che riguardano questa regione, che si estendono in un arco storico, cioè da arriviamo fino al 1800, forse anche, sì, se non sbaglio. Per cui alcune informazioni importanti per capire quale fosse la variazione del confine. E qui una cosa interessante che è venuta fuori è che Camerata appare in questa immagine in alto, questa qua, sì, come una città arroccata, però è presente anche un ponte e una strada che lambisce il colle, o meglio questo promontorio su cui sorge Camerata. Sono per cui informazioni in più che possono essere utili ovviamente in un futuro per capire anche quale fosse la viabilità effettiva che conduceva qui a Camerata. E qui abbiamo forse un'informazione in più. Da quello che era stato pubblicato nelle precedenti copie di questo volume, la chiesa risaliva al 1500. Grazie all'aiuto della professoressa Susanna Passigli invece è stato possibile arrivare all'archivio e accedere all'archivio di Subiaco e trovare questo documento.
Questo documento risale al 1426 e viene menzionata la Chiesa come debitrice di 6 pani alla Abbazia di Subiaco. E quindi è di 100 anni prima, come minimo, e non sappiamo effettivamente se la Chiesa è stata realizzata realmente in quel periodo o se addirittura antecedente. Quindi davvero tutto il borgo antico che si trova sulla parte sommitale di fatto ha una certa importanza, una rilevanza davvero non da poco. E passiamo quindi rapidamente a quali sono stati gli edifici su cui io ho lavorato. Sono quelli indicati in rosso. Qui è la parte più alta dove sorgeva l'antico borgo con le 2 cinte fortificate e questo gruppo di edifici sono quelli che sono stati inizialmente rilevati grazie al laser scanner e poi studiati successivamente. In sostanza sta proprio sotto il vecchio sperone roccioso, dove stava il castello, sotto allo strapiombo lei ha fatto questa attività. E qui la facoltà ha fornito la strumentazione che altrimenti sarebbe impossibile reperire, penso, facilmente in altra maniera. Grazie al laser scanner, qui vediamo alcuni passaggi, sono state fissate, diciamo così, delle stazioni su cui posizionare lo strumento e, senza dilungarci eccessivamente, ottenere questo, che forse per voi è incomprensibile, però di fatto è una nuvola di punti. Cioè, lo strumento ha permesso di prelevare le coordinate dei diversi punti di un determinato campo spaziale. E quello che vedete, anche se forse non è molto chiaro, però questo è lo sperone roccioso su cui sorgeva la rocca, e queste sono le rovine. Abbiamo ottenuto, in poche parole, un'immagine tridimensionale di quello che si trova lassù. Questo ha permesso di ottenere, qui vediamo l'immagine dove si trovava la stazione, dove una delle stazioni, qui vediamo alla fine un lavoro che è durato più di un mese di pulitura, diciamo così, della nuvola, cioè rimuovere dalla nuvola quello che non ci serve, essenzialmente le piante, diciamoci proprio all'essenziale. Però è uno strumento utilissimo, noi abbiamo adesso delle immagini non solo tridimensionali, ma anche bidimensionali, però perpendicolari, o meglio detto parallele ai prospetti di questi edifici. Abbiamo un'immagine assolutamente precisa che ci permette di avere delle misure che non erano, se non forse di qualche centesimo di millimetro forse, o anche meno. E successivamente sono georeferenziali anche queste. E non è stato possibile georeferenziarle sul lavoro che è stato realizzato da Paolo, okay. Perché ovviamente non so se i turisti o chi altri, però avevano rimosso purtroppo i riferimenti. Per cui è un altro sistema che però è facilmente sovrapponibile. Basta che trovi 2 o 3 punti, diciamo, di coincidenza, a quel punto gli altri sono conseguenti. Essenzialmente si è lavorato proprio in questo modo. Sono trovati alcuni punti che coincidevano e si è stata fatta la sovrapposizione. Quindi il raddrizzamento delle immagini, anche da un punto di vista fotografico. Qui abbiamo la pianta precisa di questi edifici, che sono stati poi successivamente numerati, e questo è il risultato finale. Cioè, lavorare su un altro programma che è AutoCAD riportare manualmente le caratteristiche della muratura, che forse per voi può essere un lavoro assolutamente forse inutile, come molti mi hanno detto, però per me era essenziale, perché ci permette di capire com'è la muratura e poter fare successivamente anche dei confronti. Qui vediamo non solo le dimensioni delle pietre, ma vediamo anche i vuoti, vediamo dove è presente ancora la malta, vediamo in che stato si trovano le aperture. Sono dettagli che per chi ha studiato architettura, sì, col passare degli anni impariamo a osservare, impariamo anche ad adottare i nostri lavori. E non solo, quelle pietre parlano, per chi sa leggere, sa ascoltare. Sì, di fatto comunicano,
purtroppo quando noi non conosciamo qualcosa non possiamo interpretarla nella maniera adeguata. Però tutti gli studi che si sono portati avanti sino ad ora, non solo quello che state vedendo adesso, ma anche quello di Paolo Rosati, quello a cui hanno contribuito gli appartenenti all'associazione, di fatto sono dei piccoli tasselli che ci permettono di capire. Perché nel momento in cui noi capiamo qualcosa, possiamo iniziare ad amarlo, possiamo iniziare ad appassionarci a questa cosa. Io credo che chi più di voi dovrebbe amare Camerata Vecchia, cioè è la vostra storia, sono le vostre radici. Noi ci appassioniamo perché per noi ha un senso, noi abbiamo, in maniera inspiegabile, siamo nati con questa passione. Però per voi, molto di più, nel momento in cui riuscite a capire che davvero queste parole, come diceva Stefano, parlano, spiegano, ci dicono che questa particolare tessitura è legata a un determinato periodo storico. Per me questa muratura potrebbe essere, non lo so, di 50 anni fa, ma nel momento in cui la studio io riesco a capire che in realtà è dell'undicesimo secolo o del sedicesimo secolo. Sono muri così antichi che stiamo parlando di quante generazioni, solo voi potete fare da soli il calcolo. Davvero è importante, avete in mano qualcosa di fondamentale. È stato possibile quindi realizzare queste immagini realizzate sia manualmente su AutoCAD e affiancare le immagini ottenute invece dall'elaborazione della nuvola di punti attraverso un programma che si chiama Cyclone. Successivamente poi è stato necessario individuare alcuni caratteri particolari. Camerata ha dei caratteri costruttivi e molto interessanti. Quello che vediamo qui, per chi è andato su e magari l'ha già notato, sono delle buche, vero, scavate nella roccia, che probabilmente servivano proprio per l'appoggio delle travi. Come qui vediamo invece la protezione realizzata con il lastre in pietra per la parte sommitale delle coperture lignee. Ossia caratteri che si ripetono non solo in determinate parti del borgo, ma in tutta la sua estensione. E che quindi caratterizzano Camerata Vecchia. Queste sono delle ricostruzioni, delle possibili ricostruzioni, in rosso lo stato attuale e come doveva apparire. Dopodiché lo studio delle murature, che come abbiamo detto poco fa, ci ha permesso di fare dei confronti. E qui vediamo che alcune murature che venivano inizialmente associate al periodo rinascimentale potrebbe invece risalire all'undicesimo secolo. Quindi Camerata non solo esisteva nella parte sommitale, quindi protetta da ben due cinte, ma esistevano degli edifici anche nella parte più bassa. E qui l'ultima parte della tesi invece ha interessato quelli che ha riguardato gli interventi conservativi, ossia come intervenire. Una volta che sappiamo che questi muri hanno una storia, hanno una funzione, cosa possiamo fare per non perderli? Noi vediamo che i mesi passano e ogni giorno perdiamo qualche pezzo. Quindi come intervenire? Essenzialmente gli interventi presentati sono il diserbo, quindi eliminare le piante, proteggere, reintegrare la malta dilavata dall'acqua e presentare anche delle coperture che possano appunto assicurare un'adeguata protezione della parte sommitale delle murature oltre dei bauletti. E questa è la penultima tavola. Questo riguarda una proposta di progetto su come poter intervenire essenzialmente in tutto il borgo. Una delle cose preliminari sono ovviamente gli scavi archeologici, che sono di interesse non solo per Paolo Rosati, ma penso per tutti. È un'idea progettuale. Non ha senso intervenire su dei singoli edifici senza considerare tutto l'insieme, come poco fa poi veniva giustamente ricordato. Quindi la proposta che avevo studiato, avevo analizzato ed elaborato era quella di recuperare almeno parzialmente le strutture murarie dopo averle consolidate, dopo aver essere intervenuti come prima ho descritto, e riproporre quindi
e ricostruire parzialmente le strutture murali, realizzare un'ulteriore struttura lignea e su cui verrà appoggiare poi una copertura in faggio, così come doveva essere al momento dell'incendio, per poi apporre dei listelli lignei verticali che possano seguire l'attuale linea di crollo, perché uno degli obiettivi era quello della memoria. Se io ricostruisco l'edificio così come doveva apparire nel momento dell'incendio, io automaticamente rischio di dimenticare. E quello che invece attira l'attenzione del visitatore, di chi arriva a Camerata Vecchia, è proprio lo stato di rudere e sapere che quel luogo ha avuto una storia drammatica, di fatto. Quindi era per me importante ricordare che è accaduto qualcosa. Quindi marcare la linea di crollo, per poi organizzare all'interno di questi ambienti sia spazi museali o spazi liberamente interpretabili anche da famiglie o da escursionisti. E questa parte riguarda zone di sosta, quindi integrare non solo un intervento restaurativo con questi spazi aperti di rifugio, dove apporre per esempio dei pannelli esplicativi sulla storia di Camerata e certamente quindi permettere di accedere ad ogni parte di Camerata in tutta sicurezza. E questo è il lavoro che è stato fatto appunto per la mia tesi di laurea e io direi di passare la parola adesso.